Su Gianni Burrasca in vacanza, io l'ho ribattezzata così, la nostra trasmissione che è sempre e comunque la rassegna stampa non rassegnata di Media Terronia TV, rassegna stampa mattutina che ormai da 4-5 mesi vi fa compagnia tra le 9 e le 10, oggi è lunedì 10 luglio, quindi ce la siamo presa un po' più comodo, anche perché abbiamo un graditissimo ospite che è Edoardo Zumpano. Buongiorno, buongiorno e benvenuto, buongiorno. Edoardo. Edoardo è un teologo protestante, molto comunque impegnato e vicino al sociale, è direttore di una casa editrice che adesso, che tra un po' ci presenterà, e quindi ha accettato l'invito di venire, come di tanto in tanto noi facciamo, come ospite a leggere, insomma, a commentare le notizie che ci sono su alcuni quotidiani. E insomma, per stimolare un po' la discussione, la riflessione sugli eventi, ma più che sugli eventi politici, istituzionali, sociali, un po' sull'aria che tira, insomma, su quello che succede in generale, su quello che sembra in questo periodo, no? Il destino dell'umanità. La provvidenza. Io cerco di stimolare Edoardo alla discussione perché comunque noi cerchiamo sempre alla fine della lettura delle notizie di tirare le somme, di dare comunque un invito alle persone a trovare dei motivi per andare avanti, per sperare e per rendersi protagonisti della loro esistenza. Edoardo, sono andata bene davanti a un teologo a fare questi discorsi? Sì, certo, speranza è una categoria importante per la teologia protestante contemporanea. Basta pensare alla teologia della speranza di Moltmann, che recupera la categoria appunto della filosofia della speranza di Bloch. Quindi certo, la speranza è una delle categorie fondamentali, soprattutto nella fede cristiana, ovvio, certo. Bene, quindi abbiamo sempre comunque dei motivi per sperare. Certo. Allora vediamo un po' che cosa ci bisogna soffrire, diceva qualcuno, pensando che la speranza non finisca mai. Mm-hmm. E una volta raggiunta la speranza bisogna pensare che bisogna di nuovo soffrire, perché la sofferenza non finisce mai. Beh, è così, è la vita, cioè è naturale che sia così, è ovvio. Mm-hmm. È che la storia ci impone, che ci travolge, che ci investe, ecco. Beh, effettivamente l'esistenza, l'universo nella sua perfezione, no? C'ha comunque le sue imperfezioni che sono legate all'impermanenza delle cose, anche alla necessità di trasformarsi, no? Quindi nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, e a volte sono queste trasformazioni che ci sembrano anche delle perdite. Però è anche vero che esiste una natura illuminata e una natura più oscura. Sì, no, ma dal punto di vista della ci sono dei soggetti, certo, dove sembra che prevalga questa natura oscura, e dei soggetti dove però, per fortuna, prevale quella illuminata. Cioè, dal punto di vista cristiano c'è l'idea del peccato, cioè Cristo è venuto a vincere il peccato. Uh-huh. E che noi ci troviamo in questa storia, cioè in questo svolgimento storico, quindi nella nostra esistenza, in questo contesto, in questo momento della nostra esistenza, in questa creazione che geme in virtù del peccato che abbiamo ricevuto da, secondo la mitologia di Genesi, di Adamo ed Eva, e che Cristo appunto salva come un escaton generale che appunto redime l'uomo sostanzialmente. È ovvio che la speranza, cioè la speranza del regno di Dio, è una speranza che fa parte della categoria cristiana, e che il regno di Dio non è solo, dal punto di vista cristiano, che verrà l'ultimo giorno, ma il regno di Dio abbiamo anche, come noi, come cristiani, il compito di costruirlo sulla qui, terra, qui ed ora, et nunc.
Bene, allora diamo il nostro piccolo contributo oggi. Discepoli e imitatori di Cristo. Va bene, allora il nostro regista può iniziare a fare le zoomate sui giornali. Partiamo dal quotidiano, questa mattina il quotidiano del Sud, alla Regione Calabria, più verso la porta. Ok, va bene così? Grazie. Ancora un altro po'? Allora, Regione Calabria, l'assessora Barbalace lascia e inizia il Toto Giunta. Quindi l'assessora Barbalace, ricordiamo che è stata coinvolta in una brutta vicenda legata all''Ndrangheta e quindi si è dimessa abbastanza presto, insomma. Ma le donne sono così, molto sensibili a queste vicende, e inizia il Toto Giunta, quindi deve essere rimpiazzata. Oliverio la ringrazia e pensa a tre cambi nell'esecutivo, ma nel PD c'è Maretta. Naturalmente questa dimissione ha suscitato un po' di appetiti all'interno del PD, che già era un po' affamato dai risultati delle ultime amministrative. C'è gente invece che non si dimette. Cioè questa... Ma tanta, veramente. Però lo vedi, come fai, insomma. Ma è sempre meglio che si muovano le cose. Poi vediamo un po' cosa c'è in prima pagina, poi quello che ci incuriosisce di più andiamo ad approfondirlo. Il disastro dei depuratori, Forza Italia contro Oliverio, mare sporco, e se ne parla tra giugno e luglio, insomma mai prima. Sì, infatti questo non è molto saggio. A Crotone gli operai sulla gru pronti a salire fino a 80 metri, ex Acros anche lo sciopero della fame. La crisi, crolla il PIL calabrese, ma guarda un po', che cosa strana, non se l'aspettava nessuno, gli industriali chiedono investimenti. E poi siamo all'indomani di un weekend tra i più caldi, insomma, sia da un punto di vista meteorologico che da un punto di vista di esodi estivi. Quindi esce di strada e finisce in un dirupo, il tragico incidente in cui la notte di domenica ha perso la vita una 67enne. Ha perso il controllo dell'auto in un punto di via Garibaldi senza guardrail a Cosenza. Via Garibaldi è quella sopra Piazza Valdese. Sì, via Vittorio, quindi, Vittorio Emanuele, corso Vittorio Emanuele più o meno, sì. In pieno centro, dai, apriamo un po'. Nel centro storico, sì, apriamo un po' le pagine, perché insomma, più andiamo avanti più ci avviciniamo a qualche buona notizia che, come sempre, insomma, si trova nelle pagine culturali e sociali. Però ho visto che prima tu hai trovato una curiosità su Repubblica molto simpatica, che sarà divertente leggere e commentare. Sì. Allora, in Turchia in migliaia alla marcia per la giustizia contro la repressione del governo a seguito del fallito colpo di Stato del 2016. Quindi ci sia una marcia con migliaia di persone in questo momento in Turchia è secondo sicuramente me è una cosa molto positiva, e speriamo che effettivamente, cioè, si muova qualcosa, che effettivamente Erdogan in Turchia sta costruendo veramente un regime. Voglio dire, il fatto che due esponenti di Emergency sono ancora alla cresti, perché sostengono, cioè Erdogan sostiene che queste due persone abbiano, come dire, sostenuto il colpo di Stato. Cioè, ecco, la cosa mi fa veramente, come dire, pensare dal punto di vista cristiano è anche questo, che cioè, noi in Europa diamo dei soldi, ma quanto mi risulta, mm-hmm, ecco, in Turchia per la gestione dell'immigrazione, per gestire l'immigrazione, però appunto l'Europa non dice nulla rispetto a ciò che succede dal punto di vista della democrazia in Turchia. Questo per me è un fatto veramente molto molto grave, che dovremmo riflettere, su cui dovremmo veramente riflettere. Ecco. La Turchia è un paese laico da un certo punto, mm-hmm, di vista, era stata fondata appunto
dalla rivoluzione dei giovani turchi, di Ataturk. Ataturk. Diceva il mio professore di Nuovo Testamento, Jan Redalier, che aveva la nonna turca e il papà era, cioè il nonno svizzero, che era pastore svizzero, e la nonna era turca, e diceva sempre, diceva mia nonna, che Ataturk aveva gli occhi di fuoco. Cioè Ataturk era quella persona che era riuscita a creare una Turchia moderna, moderna e laica, aveva laicizzato appunto la Turchia, con il partito, con questo partito di Erdogan, cioè la Turchia non è più la Turchia, secondo me, di Ataturk. Ah, sicuramente no, infatti c'era stato questo tentativo del colpo di Stato lo scorso anno. Quindi speriamo appunto che qualcosa si muova e che l'opinione pubblica mondiale prenda coscienza di ciò che succede in Turchia, a parte sulla questione delle pene di morte, cose di questo genere, però dal punto di vista della democrazia, ecco. Infatti, anche da un punto di vista turistico, fino a qualche anno fa c'era un esodo continuo verso la Turchia, credo che adesso insomma sia finita quell'epoca. La Turchia è un paese modernissimo, cioè magari l'Italia avesse le strutture, pubbliche e delle vie di comunicazione come quella della Turchia, cioè è un paese modernissimo, l'efficienza. Sì. Un mio amico mi ha raccontato che diversi anni fa, almeno una ventina di anni fa, era in viaggio lì con lo zaino, insomma, come molti ragazzi fanno, ha consumato una pietanza in un mercato, è stato male, molto male, si è ritrovato in ospedale, curato in un ospedale modello proprio fino a quando non è stato benissimo, risarcito con una cifra, e ospitato poi per tutto il periodo che ha perso di vacanze per stare in ospedale in un albergo proprio di lusso. Bisognerebbe capire cos'è il petrolio forse che ha creato questa situazione. Può darsi anche l'immigrazione, non lo so. Cioè, però il fatto è questo, che Erdogan sta costruendo un vero e proprio regime politico. Abbastanza. Beh, ci sono di qua, insomma, nella seconda pagina ci sono fatti di cronaca, 13enne sparito trovato senza vita in un canale, India 14 morti per alcol adulterato, e in rianimazione il bambino ferito ad Acireale che era stato colpito alla testa dalla caduta dell'intonaco del Duomo, dove oltretutto questo Duomo è stato considerato ancora agibile tranne questa navata. E lascia la figlia di 3 anni in auto, però è stata salvata da un vigilante, meno male, perché l'ennesimo caso. Sì, però questo qua è andato a buon fine, insomma, per fortuna. Sì. Allora, poi litiga verso la porta. Litiga e investe una moto, giovane morta. Mamma mia, che weekend terribile. Ucciso con un cacciavite, anche sì, di questo giovane ragazzo a Milano episodio si è discusso parecchio. E poi qua troviamo nella pagina 3 del quotidiano, cliccando, sempre delle curiosità simpatiche, canguro catturato in Norvegia. Sarà scappato da uno zoo sicuramente. Cane abbandonato con un biglietto, ciao, il mio nome è Ciwi e la mia padrona era in una brutta relazione, per questo non ha potuto portarmi sull'aereo con lei. Signore! Londra ha il primo scudiero di colore. Noi abbiamo festeggiato il primo corazziere di colore e adesso anche Londra. È arrivata un po' in ritardo Londra, perché insomma Londra era una città multietnica molto l'abbiamo superata noi. Quindi migranti, far sentirsi non mi piace come italiano. Sì. Meloni, Giorgia Meloni dice far sentirsi con più forza in UE. Vabbè, farsi sentire. Renzi ribadisce che aiutarli a casa loro è buonsenso, per Pisapia è un dovere salvarli. Critica Giorgia Meloni e chiedere troppo a questa sinistra di dirci piuttosto cosa intende fare per aiutare gli italiani.
solito polemica sull'immigrazione, sì, ma appunto c'è cioè anche l'ultima battuta, la critica che è stata fatta su Renzi, cioè aiutiamole a casa loro. Cioè, la questione dell'immigrazione in Italia non ha nessuna, come dire, nessuna strategia da un certo punto di vista, non è capace di una riflessione seria sull'immigrazione. Forse perché è stato e lo è ancora tuttora un paese di immigranti e non tanto un paese di, di immigrazione. Il problema è appunto trovare una strategia di, come dire, di accoglienza e soprattutto di integrazione. Il problema è che noi in Italia, quando parliamo di integrazione, noi intendiamo un'integrazione per assimilazione. Quindi noi non, quando parliamo di integrazione, non, molto spesso anche gli stessi esperti non capiscono che c'è una reciprocità invece nell'integrazione. Sì, ma basta il modello anglosassone, semplicemente un modello americano, che io è quello che preferisco di più, voglio dire, dove appunto le comunità stanno una a fianco all'altra senza appunto, con reciproco rispetto, ma senza invadere l'ambito dell'altro. Lo ius solis, secondo te, è, come dice Forza Italia, un invito a venire in Italia, no, oppure un modo per regolamentare, per dire venite e però al più presto vi mettete in regola e vivete come cittadini italiani? Cioè al più presto, cioè il problema è cioè, che l'ius soli se avete voglia appunto, cioè il ragazzo nato in Italia dopo 18 anni che ha fatto tutte le scuole in Italia e che ha vissuto in Italia, il suo paese è l'Italia, perché conosce più l'Italia che il paese di origine, è giusto che sia un italiano, cioè un italo trattino eccetera eccetera, perché è giusto che sia così. Cioè non riesco a capire come per esempio un mio biscugino che sta in America, che non ha mai messo piede in Italia, che non sa neanche una parola di italiano, per il semplice fatto di avere i nonni italiani lui conserva la cittadinanza italiana. Cioè non mi sembra detto francamente una cosa giusta. Certo. Cioè se parliamo di giustizia, cioè questo è il punto, anche dal punto di vista cristiano, cioè noi dobbiamo, io come cristiano devo essere un imitatore di Cristo, e Cristo integrava, non escludeva le persone. Noi siamo chiamati a includere e non a escludere le persone della società. E lo ius soli è per me, almeno questo tipo di, cioè così come, perché ho dato un'occhiata alla proposta di legge, mi sembra una proposta di legge accettevole. Sì, va corretta qualche cosa, qualche articolato, ma sostanzialmente è un'ottima legge e condivido. C'è stata la polemica su come si chiama il politologo, Savian? No, no, non, no, è politologo. No, non è un politologo. Vabbè, cosa quello ha che detto? Insegnava a figli, vabbè, era, diceva sostanzialmente che era contrario perché l'Italia non è un paese dove esiste la cultura del meticciato. Mm-hmm. Cioè, questo è anche vero, cioè Brasile è un paese meticcio e non l'Italia, però è anche vero che appunto persone che sono venute in Italia hanno costruito e hanno contribuito alla formazione del reddito pro capite, ed è giusto che quelle persone, certo, che stanno in Italia, certo, gli vengono riconosciuti dei diritti e anche dei doveri, ovviamente. Esatto, esattamente, proprio così. Proprio la cittadinanza nel suo esercizio appunto di diritti e doveri. Passiamo all'allarme siccità e incendi. Ieri a Cosenza, cioè nell'area urbana, c'è stato un incendio probabilmente di natura dolosa, poi magari lo vedremo nelle pagine della città.
di un deposito di pneumatici. Io sono passata là vicino, comunque c'eravano già costituito una cintura intorno, però si era già formata una nube tossica nella zona appena a nord della città. Comunque gli incendi tanti, mortalità animali pure scatta il massimo rischio. Il caldo è una cosa bella, a me piace, la natura ne ha bisogno, però come sempre è questione di organizzazione poi, no? Nella gestione degli eventi climatici. E Oliverio sul mare fermo al palo, l'attacco di Roberto Chiuto, anche Roberto Chiuto lo attacca. Mangialavori aveva chiesto di istituire un assessorato dedicato, un assessorato al mare? Il deputato di Forza Italia raccoglie le segnalazioni degli operatori turistici. Il governatore ha fatto peggiorare la situazione. E beh, non sarebbe male comunque un assessorato al mare in una regione che ha quanti chilometri di costa? 400? Di più? 800? Molto di più. Sì. Non sarebbe male, non sarebbe male, soprattutto se si riempisse di contenuti. E poi la Calabria potrebbe semplicemente vivere solo di turismo, sì. Lo sappiamo, l'abbiamo sempre saputo. È un leitmotiv, ma la Calabria dovrà vivere di turismo. Ma non c'è l'imprenditore turistico in Italia per fare una cosa del genere? No, essere ci sono. Tu dici che non ci sono. Gli imprenditori turistici in Calabria sono tutti quanti o campani, o siciliano. È molto frequente, sì, in questo caso. L'imprenditore calabrese non c'è, non esiste, perché noi non sappiamo fare imprenditoria turistica, pur avendo una facoltà di scienze turistiche all'Università della Calabria. Non lo sappiamo fare. Cioè, siamo, come dire, comunque. Ma questo è un motivo, speriamo nei giovani, ecco. Sì, questa è l'unica I giovani che si stanno formando nelle università, che sono stati spesso fuori tramite i progetti Erasmus o anche per semplice desiderio di andare a fare un'esperienza di lavoro all'estero. E che portino poi anche in Italia, cioè in Calabria, il know-how che hanno imparato, perché ci sono molte cose, per esempio anche qui nella città di Cosenza, faccio un esempio con la biblioteca civica. Io sono il segretario dell'associazione civica Mica, che ci stiamo impegnando per salvaguardare il bene della biblioteca civica con dei progetti, ci stiamo organizzando in questi giorni. Sui giornali si legge appunto di questa iniziativa di Civica Amica. Era un argomento che con Gianni Colistro, che approfitto per salutare, insomma, affrontavamo spesso. Lui era molto drastico perché diceva che insomma bisogna investire su questa biblioteca. Sì. Ma secondo te è giusto che resti un ente morale? No, io sono l'idea che vada gestita direttamente come biblioteca civica del comune. Perché è vincolata a questo status di ente morale? Perché la legge che lo ha istituita c'è come soci fondatori dell'ente morale la provincia e l'Accademia Cosentina. Il problema è l'Accademia Cosentina, cioè cosa vorrà fare il nuovo presidente dell'Accademia Cosentina, che oggi molto probabilmente si vedrà qualche spiraglio nell'Accademia Cosentina, perché do una notizia: oggi ci sarà l'assemblea dei 30 e nomineranno appunto due soci nel consiglio direttivo, che subito dopo, almeno in linea teorica, in previsione dello statuto, dovrà nominare il nuovo presidente. E col nuovo presidente vediamo, appunto, speriamo che ci sia una risoluzione di questo problema, perché da quanto ne so, all'interno del consiglio di amministrazione dell'Accademia c'è chi dice che vuole lasciare la biblioteca esclusivamente in gestione al comune, e chi invece vuole tenere ancora la biblioteca ancorata all'ente morale. Ora, io vedo una cosa buona che la biblioteca civica di Cosenza vada
alla gestita direttamente dal comune, non per altro perché il comune nel capitolato del bilancio ci mette praticamente quasi tutto il malloppo, diciamo così, tra virgolette, per la gestione di questa biblioteca, perché la provincia non ha più nessuna competenza, non ha più la delega sulla cultura per gestire la biblioteca. E poi l'Accademia non mette un soldo e quindi è giusto che vada direttamente al Comune e che il Comune prenda dei provvedimenti per mettere in moto i servizi di questa biblioteca. Ho fatto l'esempio della biblioteca per dire che qui a Cosenza abbiamo un sacco di cose che potrebbero alimentare il lavoro culturale, perché io non sono convinto che con la cultura non si mangia, con la cultura si può mangiare e si mangia, l'hanno capito gli inglesi e lo hanno capito in buona parte dei paesi del mondo. Non riesco a capire perché noi italiani sosteniamo ancora la tesi che con la cultura non si mangia, invece no, invece sì, cioè, ecco, cioè la biblioteca civile, come potrebbe essere anche il teatro, cioè una marea di cose, cioè noi non conosciamo forse la con Calabria. La cultura è più difficile rubare, probabilmente, sicuramente. Faccio una battuta cattiva. Allora, il PIL a fine 2016 risulta inferiore di ben 13 punti rispetto al 2007. Più efficienza e meno burocrazia viene invocata dagli industriali calabresi, proprio per voce di Natale Mazzuca, presidente appunto dell'Associazione degli Industriali. Mamma mia, in 10 anni 13 punti di PIL. Speriamo che si sia guadagnato in BIL, in benessere interno lordo, visto che da tempo si fa questa distinzione, ma forse sì, però, forse sì, perché io vedo tanta gente, tanti giovani che nell'attesa di avere uno stipendio, di sistemarsi economicamente, però producono cultura, producono socialità, cioè non ho mai visto tanta socialità nella nostra città quanto in questo periodo, organizzata, non so a livello, ho la percezione che a livello informale, umano, le cose non vadano così bene, ci sia più malessere, più chiusura. Sì, sì, sì. No, ma sia dal punto di vista pubblico che anche dal punto di vista privato, da quanto mi risulta, gli enti privati danno anche dei contributi per mettere in moto l'economia giovanile. Mi viene un esempio da citare, molti non lo sanno, esiste presso la diocesi cattolica di Cosenza il fondo Il Seme della Speranza, che è un prestito per i giovani fino a 15.000 euro, quindi ci sono appunto sia gli enti privati che gli enti pubblici che danno dei contributi per i giovani che si vogliono mettere in moto. Però il fatto, questa notizia di appunto 13 punti di PIL persi quasi in 10 anni, cioè, fa riflettere molto. Mamma mia! Ma veramente, cioè, è anche questo, cioè, noi diamo dei contributi per aprire, l'attività funziona per un certo periodo e poi in un tratto appunto vediamo che quell'attività non va più avanti, cioè cosa succede da noi? Infatti io, cosa succede? Tornando al discorso del turismo e della possibilità che i giovani possano veramente essere protagonisti di una svolta, questi giovani che hanno studiato, sono laureati, hanno fatto un periodo di lavoro all'estero, poi sono venuti qui e non trovando opportunità hanno aperto dei locali, no? Nel centro della città, molto spesso al centro di discussioni e polemiche. E sono caratterizzati dal fatto di avere anche una capacità di resistenza sul territorio, non aprono, mentre a Cosenza eravamo abituati a quei locali, tranne quelli storici, vabbè, radicati,
che però sono sempre di meno. E eravamo abituati ai locali che duravano proprio il tempo di una notte. Invece questa ondata di giovani acculturati anche che si stanno mettendo in gioco da questo punto di vista sta mostrando una capacità di resistenza, quindi di progettazione a lungo termine, che è quello che è importante per l'economia e soprattutto per un'economia turistica. Sì. Bene, siamo a Cosenza, finalmente, quindi la prima pagina sulla città apre verso la porta. Apre con questo episodio di cronaca legato all'incidente, grave. Molto grave, sì. Dove ha perso la vita. Ha perso la vita. Sì, sì, in centro città, sì, sì, sì. E poi comuni, intervento di Laura Ferrara del Movimento 5 Stelle. Sì. Agenda urbana, scarsa trasparenza e poche informazioni. Quindi interviene sull'area urbana, no? Che Cosenza Rente, che beneficerà di 33 milioni di euro da suddividere in base alla popolazione residente. Negli scorsi mesi sono intercorsi incontri tra regione e sindaci delle città interessate da tale strategia per pianificare le fasi e la concreta attuazione. E quanto afferma in una nota, quindi insomma è come un avvertimento, cioè, guardate che stanno arrivando sti soldi, però cercate di organizzarvi per usarli bene. Allora, sulle ex officine delle ferrovie dobbiamo decidere noi, le associazioni chiedono chiarezza sull'area, perché è probabile che questi fondi debbano servire per la ristrutturazione di quest'area, delle ex officine, dove le officine Babilonia sarebbero, sono uno spazio sempre... Sì, dove c'è il Rialzo, il centro sociale Rialzo, insomma, che oltretutto sono, ecco, io sto notando rispetto, io adesso sono nel sociale da 30 anni qui a Cosenza, però sto notando una capacità di integrazione tra le realtà che prima non c'era, per esempio in occasione del Gay Pride questa cosa è stata visibile. Grazie anche all'input che hanno dato i ragazzi di Arcigay, che hanno, questi di quest'ultima generazione, hanno questa capacità di coinvolgere, di coinvolgimento, però hanno trovato un terreno fertilissimo, per cui il Gay Pride si è trasformato in un percorso che è durato diversi mesi, di studi, di approfondimenti, di discussioni, dove sono stati coinvolti dai centri sociali ai sindacati, all'università, ai centri antiviolenza, alle associazioni culturali, veramente, insomma, però è un trend, come si dice oggi, abbastanza diffuso questo della cooperazione tra le realtà sociali, che una volta non c'era. Non era così naturale, insomma, mentre io adesso la trovo proprio spontanea. Sarà che si sente il bisogno di collaborare, sì, per fronteggiare un... Sì, effettivamente, perché c'erano quasi tutte le sigle, tutte le associazioni, ordini professionali, e comuni, tra l'altro. Sì, sì, ecco. sì, è vero. C'era il comune di Rende, col Gonfalone, sì, poi c'è il comune però, di... comune di Aiello Calabro, mi hanno dato Acri, hanno dato Rovito, Nocera Terinese, tantissimi, Spezzano Piccolo, della Sila. Spezzano della Sila, sì, ma in Presila diversi sono stati i comuni. Ebbene, io penso che solo così si possa uscire da questa emergenza e iniziare finalmente a progettare il futuro, perché nella gestione delle emergenze, anche se il concetto di resilienza, no, pare che abbia ribaltato, una volta si diceva se si pensa solo a gestire le emergenze non si progetta, invece il concetto di resilienza ha ribaltato questo concetto e pare che invece in un'emergenza si può trovare addirittura l'input per una svolta. E certo, lì appunto ci vuole coraggio da un certo punto di vista. Il coraggio non è essere impavidi, cioè il coraggio è una cosa, l'essere impavidi è un'altra.
Quindi all'emergenza tu, come dire, intervieni e cerchi di progettare anche per il futuro, ovvio. Bene, urbanistica, Cosenza è il centro del mondo, dice il sindaco Chiuto, e attraverso uno sfogo social in risposta a Guccione e al rischio marginalizzazione. Quindi con questo piano strutturale comunale Cosenza, insomma, dovrebbe accentuare questa sua centralità. Ma il PSC di Mario Chiuto, Cosenza a rischio marginalizzazione, in programma oggi alle 11, è un'iniziativa, è un incontro. Questa cosa, salvare gli alberi sul corso, cioè, questo è un comitato. Cioè, sì, comitato cos'è? Alberi Verdi, sì, sì, sì. Sì, perché stanno facendo una strage a Cosenza, non c'è un albero verde. È vero, cioè, è non vero. C'è un verde a Cosenza, cioè, prima c'erano gli alberi e adesso non ne vedo neanche uno, cioè... No, pochi, sì, no, no, li hanno abbastanza decimati. Decimati, non è che... direi... Mi auguro che delle preziosità come quei tigli a meravigliosi parte, che le palme sono... che sono, hanno una malattia, come si chiama, che hanno dovuto vabbè, tagliare, tranne quelle femminili, ma quelle maschili le hanno dovute tagliare, però il resto c'è, hanno decimato completamente. Va bene, poi ad Arcavacata all'Unical c'è uno sciopero dei professori e saltano gli esami, quindi insomma chi aveva bisogno di un po' di tempo in più per ripararsi ce l'ha, benissimo. Sì. E quindi gli studenti poi... sono contentissimi da questo punto di vista. Sempre all'Unical, fondi alle associazioni, il CDA rinvia. Un rappresentante di Unidea, i progetti già approvati all'unanimità in commissione. Mazzitelli chiede chiarezza, Tulino doveva opporsi, rischiamo un altro anno di blocco. Noi stavamo parlando dell'importanza invece di sostenere queste associazioni e l'università, che è stata sempre molto prodiga Nel dare sostegno a queste esperienze. Ecco qui, rende gomme auto in fiamme a Santa Rosa, il fuoco ha quasi distrutto un deposito di vetture usate, colonna di fumo nero sulla città. In mattinata un incendio a San Fili genera code e caos pure sulla statale 107. Poi a Luzzi il fuoco distrugge auto e tetti delle case. Ma io mi dirigerei verso le pagine culturali perché... Vabbè, dai, una notizia bella di turismo, a Paola il sindaco ha trovato una soluzione per una nuova concessione, l'Holiday Beach riapre i battenti, smentita la tesi di Pavone, ora Lago della Tirannia pende su Ferrari. Vabbè, però l'importante è che abbiano riaperto questo lido. E poi, dai, dirigiamoci verso la cultura, che sicuramente ci fa stare meglio. Allora, Giulia Caminito vince il premio Berto, alla manifestazione presente il sindaco di Ricadi. Giulia Caminito al centro tra i sindaci di Mogliano Veneto e Ricadi, un premio dedicato a Giuseppe Berto, alla sua 25esima edizione, insomma un premio molto prestigioso di letteratura. Poi Marvel, il primo supereroe cinese nella storia dei suoi fumetti. La società lavorerà con la collega NetEase. Spider-Man, I'm coming. Quindi la Cina entra anche nei classici, perché per quanto riguarda il mondo dei cartoon, era il Giappone quello, ma pure la Cina. Vabbè. Le anime sono giapponesi. Sì, infatti. Poi Bella Piazza con libro e concerto, doppio appuntamento promosso dalla Fondazione Odissea con i Cumedede, che cominciano ad espatriare, ad andare oltre i confini, a Crotone, in Piazza dell'Immacolata, hanno fatto questo bellissimo, ennesimo bellissimo concerto, sarà l'esordio di estate in città, a Crotone. Mentre invece a Reggio Calabria il Brasile in riva allo stretto, un ambizioso gemellaggio per la promozione della Calabria.
Maria Gadù, Hamilton de Hollanda, insomma dei nomi di tutto rispetto. E poi in Lomax si racconta la storia degli etnomusicologi Joan e Alan, un viaggio nell'America degli anni 30, sempre il quotidiano dedica in questa sua rubrica sull'estate, sì, molto spazio, 5 minuti. Sì, abbiamo 5 minuti, vabbè, sugli altri andiamo più veloce. Allora, subito il notizione che avevi trovato su Repubblica. No, era una cosa molto simpatica, perché queste sono notizie che fanno un po' riflettere sul senso della vita, ecco. Praticamente io comincio a fare il riassunto. C'era un signore che era straricco, eccolo qua. Australia. Sì. Aveva una fortuna, perse tutto, così da oltre così da oltre 20 anni vive da solo a Restoration Island, ma qualcuno non mi vuole più qui. Robinson, ex miliardario, sfrattato dalla sua isola. Cioè, questo era praticamente un miliardario, ha comprato questa isola, gli era rimasta solo quest'isola, poi appunto per debiti è stato sfrattato anche dalla sua stessa isola, viveva da solo in quest'isola, quindi aveva fatto una scelta coraggiosa di rimanere lì da solo con il suo cane, quindi era, come dire, ha fatto una scelta, come dire, miliardario, vivere come appunto un monaco su un'isola deserta, cioè una notizia veramente... Niente, adesso gli sono andati a rompere l'anima pure lì. Sì, lo hanno sfruttato anche lì. C'è una cosa molto simpatica questa cosa, però poveretto... Viene fatto il paragone con Tom Hanks in Castaway. Sì. Ma chissà, adesso sicuramente ha la possibilità di scrivere qualche libro, pubblicarlo, secondo me qualche editore, qualche produttore cinematografico. Mosul liberata, il reportage, la città strappata all'ISIS dopo 9 mesi, abbiamo combattuto metro per metro, il premier iracheno al-Abadi ha dichiarato la vittoria in mezza strada piena di crateri e case sventrate. Questo è un output del G20, sì, mi pare. Ma tu che cosa ne pensi di Trump? Ci sono diverse opinioni e sono contrastanti anche da una parte mia, nel senso che alcune, lui ha vinto le elezioni sul fatto che aveva puntato sull'idea che non avrebbe fatto, cioè che non sarebbe intervenuto in Siria e non avrebbe intervenuto dal punto di vista militare, cosa che invece aveva proposto e sostenuta Hillary Clinton. Però da un certo punto di vista Trump è un conservatore, non un conservative, perché in America nel Partito Repubblicano ci sono due anime, l'anima conservatrice e l'anima conservative. Lui è un conservatore sostanzialmente, lui è il figlio di Trump, il costruttore, lui è quello che è cresciuto con il pensiero positivo di Victor Peel, perché andava nella chiesa presbiteriana della Quinto Avenue. Il pastore della chiesa presbiteriana della Quinta Avenue è il fondatore del pensiero positivo di Victor Peel, ed è cresciuto con questa mentalità ed è la mentalità tipicamente americana sostanzialmente. Trump è figlio dell'America da un certo punto di vista. Dall'altro mi preoccupa perché appunto le sue idee non collimano con una certa visione del mondo liberale che viene dagli Stati Uniti d'America. Io sono preoccupatissimo per Trump, anche se appunto il voto è stato condizionato anche dalle appartenenze religiose, perché in America... Cioè sei preoccupato di quello che può succedere a lui, cioè, o di quello che può succedere all'umanità? All'umanità, non a lui, a lui non me ne frega niente, tutto francamente. No, all'umanità con delle sue iniziative, ecco.
perché il voto è stato condizionato dall'appartenenza religiosa. Trump è un protestante, ma un protestante fondamentalista, appunto, come dicevo, andava nella chiesa presbiteriana a Quinta Avenue in New York, e la sua appartenenza religiosa ha, come dire, dato un'assicurazione dal punto di vista all'elettore conservativo, cristiano, fondamentalista, protestante e così via. Sì, questo è quello che penso di Trump. Io ho paura sostanzialmente di Trump da un certo punto di vista. Poi è un personaggio molto interessante da studiare, perché la sua vita è veramente un romanzo, altro che Silvio Berlusconi. Sì, ogni tanto su Real Time. Sì, va bene. Allora, chiudiamo. Io volevo dare un'occhiata a questo. Chiudete il lido fascista e la polizia denuncia il gestore della spiaggia. A Chioggia protestano l'AMPI, l'Associazione Nazionale Partigiani e Comunità Ebraica. Il caso in Parlamento, concessione a rischio. Lui dice: ma quale camerata, vado avanti e me ne frego, però praticamente in questo lido si vedono cartelli tipo servizio solo per i clienti, altrimenti manganello sui denti. In un paese devastato da ladri istituzionali e maleducati, qui sono le regole che mancano: ordine, pulizia, disciplina e severità. Aiuto, però è frequentato questo... sì. Mamma mia! In Italia libro. Ancora esiste il reato di apologia al fascismo. Spero che le autorità facciano il loro dovere. Ma dai, allora, purtroppo ci rimane veramente qualche minuto strappato alla nostra regia, ma io voglio che tu parli di sì. questa casa editrice che tu dirigi e di alcune pubblicazioni. Sì, sì. Le mettiamo al centro. È una piccolissima casa editrice. Qua? Ecco. Così? Ma vai ancora più. Tanto le sai a memoria. Sì, sì, è una piccola casa editrice, è stata fondata nel 1932 dal filosofo calabrese Giuseppe Gangale. Mm-hmm. Gangale era un protestante, poi si dedicò agli studi di filologia a Brescia. Dox è stata la casa editrice del nuovo protestantesimo in Italia. E io ho ripreso appunto il marchio, stiamo conducendo appunto il marchio con delle nuove pubblicazioni, e tra queste ci sono questi piccoli titoli, cioè questi titoli, togliamo piccoli, questi titoli. Uno, ci tengo molto che lo cito, è perché c'è stato il Gay Pride, sì. È un testo di Andrea Panerini, che è un pastore della Chiesa Protestante Unita, che ha scritto questo opuscolo, questo libello su fede cristiana e orientamenti sessuali, che spiega praticamente come l'orientamento sessuale di una persona non contraddice una sua appartenenza alla fede cristiana, e quindi partendo appunto dal metodo storico critico ci spiega come appunto la Bibbia non condanna l'omosessualità. Anzi, il Dio di amore è un Dio che accoglie e che include e non esclude. L'altro testo invece, questo qua, che ci tengo molto a farlo vedere pure, è Il regno di Dio nella Bibbia di Leonard Ragatz. Ragatz è un teologo svizzero, poco conosciuto in Italia, anche perché Ragatz è il fondatore del socialismo cristiano, il cosiddetto social gospel. Appunto, è stato pastore, professore di dogmatica all'Università di Zurigo, lasciò la sua cattedra di dogmatica e il pulpito di pastorato per dedicarsi all'organizzazione del movimento politico, prima del Partito della Socialdemocrazia, che poi lasciò e fondò appunto il movimento dei cristiani sociali. Questo è un testo molto bello, perché in Italia di Ragatz non è stato tradotto praticamente nulla, e questo è un testo accompagnato con un'introduzione e con dei testi del professore Lorenzo Scornajenchi, che insegna, un calabrese che insegna a Zurigo, e la prefazione è fatta dal famoso teologo protestante Paolo Ricca. È un bel testo e spiega come il protestantesimo non ha una dottrina sociale della Chiesa, proprio perché il Vangelo stesso
è dottrina sociale. Questo Papa Francesco lo ha capito e ci sta, tra virgolette, praticamente rubando la teologia, perché questo appunto, le cose che dice Papa Francesco le abbiamo dette noi molto prima, già da 500 anni con Lutero e poi negli anni, nei primi anni del Novecento appunto con Ragaz e con Karl Barth. È un bel testo e io consiglio appunto la lettura di questo del resto testo. Basta guardare i sistemi di welfare dei paesi protestanti, no? Esatto. Io non so se sia completamente determinato da questo orientamento religioso o anche da una tradizione, però il risultato insomma è sicuramente da emulare, esatto. I sistemi di welfare del Nord Europa. Va bene, Edoardo, abbiamo finito perché il tempo è tiranno e comunque noi ti invitiamo a venirci a trovare più spesso. Però volentieri, grazie mille di essere stato ospitato, sì, ho avuto un'accoglienza, sì, positiva. Ci fa piacere. Grazie mille. E noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a domani mattina. Buon lunedì. Niente, una bella giornata. Dai, è comunque una bella giornata. Vero? Verissimo. È iniziata bene. Prevenire e vivere. Venite a fare prevenzione presso i nostri centri della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori a Cosenza, San Lucido e Cassano allo Ionio.
Io sono Nassi. Io sono Mamu. Io sono Yagyan. Io sono Ziyak.